pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, il protagonista di oggi con la sua hit è un artista italiano, amato da moltissime fan, in grado di riunirle ai suoi concerti, riuscendo a superare le differenze di età. Insomma, dalle ultra quarantenni alle teenagers, Eros Ramazzotti continua a riscuotere successo, come all'epoca di uno dei suoi grandi successi, ovvero Un'emozione per sempre. È un brano del 2003 che ha partecipato al festival di quell'anno ed è diventato immediatamente un tormentone di quell'estate. Scritto con uno dei collaboratori storici di Ramazzotti, Cogliati, insieme a Guidetti e Fabrizio, è curioso raccontare come inizialmente proprio questo brano non era stato pensato per essere interpretato dal cantante e cantautore romano, bensì da Alex Baroni. Assegnata poi questa canzone, per così dire, a Ramazzotti, balzò in vetta alla classifica direttamente al suo debutto tra i singoli più venduti. Il testo parla di un amore finito, ma il cui ricordo resta indelebile. È stata pubblicata e diventata appunto tormentone quando Ramazzotti era ancora sposato con la ex moglie Michelle Hunziker e fu proprio lei a presentarlo sul palco del Festival Bar di quel 2003. In seguito la canzone è rimasta nella top 20 per ben 20 settimane. Ma ottenne successo anche fuori dall'Italia, non solo nei paesi ispanici, dove Ramazzotti è particolarmente amato, ma anche ad esempio in Ungheria, dove questo singolo rimase per 8 settimane consecutive numero 1 della classifica dei più venduti. Esiste anche un video, naturalmente, della canzone, che vede come protagonista una ragazza mora, che prima in auto lungo una strada del Messico, poi in un villaggio a piedi vede nei volti delle persone che incontra quello di Ramazzotti. Come detto, si tratta di uno dei maggiori successi di questo artista, che nel 2003 aveva già alle spalle una carriera quasi ventennale. Aveva infatti fatto il suo debutto nel 1984 con Terra Promessa, con la quale aveva partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Voci Nuove e aveva vinto tra le nuove proposte. L'anno dopo poi ecco Una storia importante, sempre all'Ariston, e nonostante il sesto posto ottenne un successo enorme di pubblico. Il suo nome ormai era affermato, nonostante curiosamente il cantautore romano avesse provato anni prima a iscriversi al conservatorio senza successo. Nel 1986 la vittoria sempre a Sanremo con Adesso tu, che lo lancia definitivamente. In carriera, una carriera non ancora terminata, al contrario, si calcola abbia venduto oltre 60 milioni di dischi, numero che lo rende uno degli artisti italiani ad avere venduto di più. Nel corso degli anni ha poi collaborato e duettato con molti artisti di fame internazionale, da Tina Turner a Cher, ad Anastasia, a Ricky Martin, a Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Moltissimi i riconoscimenti ottenuti in carriera.